Amici di Bracciami Ancora, oggi facciamo un esperimento, non mi guardate male, eh? Oggi friggiamo una frisona polacca da 1,5 kg. Perché molti sostengono che una cosa fritta sia molto molto buona e che il fritto aiuti sempre tanto. Allora, voglio fare questo esperimento. Friggo una bistecca che di suo è già molto buona, non mi guardate male, è un esperimento. Arriveranno 4 fan di Bracciami Ancora e la assaggeranno con noi. Ah, ci abbineremo pure un signor vino, vi presenterò Francesca, la mia amica sommelier. Prima di iniziare ricordatevi di iscrivervi al canale e andiamoci a tagliare una bella bisteccona. Speriamo di farla da 1,5 kg. Andiamo, 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 dai! Bella! Non eccessivamente marezzata, ma ci siamo. Vai, va. Ragazzi, ce l'abbiamo. La nostra costata di polacca, signori. Prima di proseguire, alcune indicazioni tecniche riguardo alla bistecca che andremo a friggere. Questa è una frisona polacca, è una scottona, quindi è una mucca giovane. E noi ci friggeremo questa. Allora, la nota... La caratteristica di queste bistecche che vengono dalla Polonia è di essere dolciastre perché hanno un'alimentazione a base di barbabietola da zucchero. È una pratica, diciamo, molto comune in quei paesi, in Polonia. E questo, diciamo, conferisce alle bistecche questo sapore. Allora, adesso ovviamente dentro al cuore, ragazzi, è fredda, ma noi la mettiamo un'ora in forno seguendo la tecnica americana, così facciamo salire la temperatura al cuore e poi la schiaffiamo nell'olio a friggere. Vieni, vieni! Simo, come va? Acceso sto fuoco? Dai, dai, su, ok, perfetto. Ragazzi, in attesa che il forno vada a temperatura, perché noi faremo una sorta di precottura al forno, quella che notoriamente è il metodo all'americana, metodo Finney, cottura reverse, insomma ognuno la chiama come gli pare, noi massaggiamo la nostra bistecca di olio innanzitutto e poi la cospargiamo di sale. Voi direte perché? Perché sono curioso di vedere come viene, perché poi noi, signori, questa nostra bella bistecca, ricordate che ce l'andiamo a friggere, quindi gli facciamo una bella, un bello scrub di sale dopo averla bagnata con l'olio. Che olio ci hanno dato qua? Oh! Olio oilala, 100% monocultivo al curatina, sentiamo com'è. Mortacci quanto è buono. Chiedo a Duccio, che è qui, ragazzi, il nostro manager del Beef Bazar, ma ai clienti gli arriva questo? Quello. Mortacci, che olio, grande Duccio, grande Beef Bazar, ragazzi, che ci ospita sempre per questi video. La bistecca è pronta, lo scrub di sale lo abbiamo fatto, direi che a questo punto speriamo che il forno sia raggiunto a temperatura, vediamo un po'. Ah, ragazzi, noi utilizziamo questo forno, cioè qui al Beef Bazar utilizzano questo forno, noi siamo questo, che è il forno Pira, guardate qua, sono spagnoli, molto figo come forno, molto funzionale, perché ti permette di fare un sacco di cotture divertenti. E non è un video sponsorizzato dal forno Pira, è una comunicazione tecnica questa. Direi che siamo quasi a temperatura e la nostra bistecca la lasciamo qui per un po'. Ciao bella, ci vediamo tra un po', mi raccomando, fai la brava. Eccola qua. Allora, wow, bella ragazzi, però scotta un po'. Eccola qua, guarda qui, guarda che meraviglia, guarda, mamma mia. Dunque, ragazzi, avvicinatevi. Allora, amici di Bracciami Ancora, loro sono i fan che io ho chiamato a raccolta su Instagram. Io ve lo dico sempre, ragazzi, se volete partecipare ai nostri video ci dovete seguire su Instagram. Bracciami Ancora, _ official. Eccoli qua, i 3. Ciao, ragazzi. Ciao. Ben arrivati, ben arrivati, ben arrivati. Come vi ho detto quando vi ho convocato, oggi friggiamo una bistecca. Questa è una frisona polacca. Va bene, ragazzi? Gli abbiamo fatto fare una precottura in forno per, diciamo, portare la temperatura al cuore, per alzarla praticamente, e ecco come compare, guardate, è tutta molliccia, bella, toccate, toccate. Allora, Mercedes, gli ho fatto uno scrub con il sale grosso. Perfetto, secondo te ho fatto bene? Sì, secondo me sì. E ora, signori, se volete, allora guardate, vedete, si è imbrunita un po', è normale, guardate il grasso, che meraviglia. L'avete mai mangiata una bistecca fritta? Mai. Nemmeno sapevo che... Ragazzi, la bistecca fritta non l'ho mangiata mai, nemmeno io.
e oggi la proviamo insieme, però c'è un problema. La cucina dietro è piccola per friggere, c'è posto solo per uno, direi che fate avanti, venite per c'è? Ok, ci stai? Benissimo. Andiamo a friggere? Perfetto, andiamo, dai. Signori, siamo all'interno della cucina di Beef Bazaar, di fronte alla friggitrice Mercedes, unica fan, ringraziamo ancora ad assistere al nostro esperimento. La nostra frisona polacca se ne va a bagno nell'olio. Alduccio, avevo chiesto una pinza più lunga, perfetto. Ce l'hai più lunga? Va bene, a posto, uso questo. Intanto ragazzi, c'è gente che ci guarda da lontano e si è messa le mani nei capelli. Tipo Francesca, la nostra sommelier, che una cosa del genere non l'ha mai vista, nemmeno lei. Io direi ancora qualche minuto, ragazzi. Ciao bella, torna al bagno. 2 minuti, vai. Altri 2 minuti. Eccola qua. Ragazzi, guardate che meraviglia, guardate il grasso. Direi che la mettiamo qui ad asciugare. Wow! Proviamo a metterla in piedi, dai. Signori, ecco voi una costata di frisona polacca fritta nell'olio. Mamma mia che meraviglia. C'ha un odore pazzesco. Fammi sentire un attimo. Mamma mia, che cosa è? Una roba pazzesca. Qui in cucina fa caldissimo. Mercedes, puoi tornare dentro, grazie. Io finisco di sistemarla. Grazie Mercedes, è stato un piacere, è stato. Noi ragazzi, sapete che facciamo? Lasciamo riposare la nostra bistecca. Asciughiamo un po'. Come si fa con tutti i fritti. E sono molto curioso di vedere, ragazzi, il risultato finale. Senti come cuoce, mamma mia. Ragazzi, la bistecca secondo me è pronta, andiamocela ad assaggiare. Venite. Duccio, caro mio, tagliacela, va, vediamo che è venuto fuori. Ragazzi, mentre Duccio la sistema per i nostri fan, ve l'ho detto, se volete partecipare ai nostri video seguiteci su Instagram. Madonna che odore. Se siete d'accordo, portarci quante buone, lo diamo tutti insieme. Ma sempre dal tocco più grosso. Brava Mercedes, tu sì che c'è la soddisfazione. È bella un tacchiosa, eh? Quante buone. È bella un tacchiosa. Portarci quante buone. Questo è il primo assaggio, ragazzi, poi se ne sedemo. Vabbè, perché sì. Adesso dobbiamo farla assaggiare a Francesca, che ci deve trovare fuori, ci deve tirare fuori il meglio del meglio. Mortacci quanta buona! Questo l'ha detto bene, vedi? Riccardo, il porchetto? Sì, vai! Il porchetto! Mortacci quanta buona, Michele! Oh, ma questo è fritto sul serio? Sì, non c'è credo che è fritta. Sarà di ragazzi. Mercedes testimone. Ora, ragazzi, Francesca, vieni un attimo. Allora, Francesca, hai un compito importante, devi assaggiare la carne e in 3-4 minuti abbinarci un vino. Vai. Vado. È fritta quanto, Mia? Abbiamo fritta 6 minuti, 7 minuti. Tiri nel cavò per scegliere la bottiglia? Cioè, già mentre... Qua ci vuole una lama, ci vuole. Ci vuole una lama. Una lama, vado. Ragazzi, grasso di frisona polacca fritto. È la prima volta che faccio una cosa del genere. Madonna mia, atomico. Mamma mia. Però che si sono scordati? Una parte meglio. Ragazzi, è maestosa. La frittura gli ha dato una nota dolciastra, grassosa, l'ha resa molto più paracula, molto più ruffiana, molto più morbida, sinuosa. Ragazzi, mi ha dato uno sprint che io mai avrei immaginato. Io pensavo che friggendo la bistecca l'avremmo rovinata e gli abbiamo dato uno sprint in più. Che ci hai portato? Allora, intanto è una magnum. Vedete quanto è grossa? Ottimo, benissimo. Ok, allora questa è un Franciacorta. Bollicina, ho scelto bollicina perché carne dolce, fritta. A bollicina sgrassa. Sempre. Allora, è un brut, è un nature. Significa dosaggio zero di zuccheri,
quindi andiamo in contrasto con tutta questa dolcezza. Perfetto. Deve essere una cosa secca, bella, che ti pulisce, così poi rimangi. Benissimo. Ok? Allora, io sistemo la bistecca e apro gli armi da voi. Vado. Okay, perfetto. Vado. Questo grasso è mostruoso, sì. Cioè, sì. Cioè, guarda, no, guarda che è una chips, cioè, è una chips, è una patatina fritta, tieni. Ah. Io giuro non avrei mai detto che è una bistecca fritta questa qua. Se non l'avessi visto, incredibile. Ma sto grasso è poi il passaggio che ha fatto prima in forno gli ha dato sto tono affumicato che bravo, è incredibile. Bravo. Ragazzi, se la semo magnata tutta, dimostrazione che sì, avremmo fatto un esperimento, ma che a sentire i nostri quattro amici di Brace Mencore, i nostri quattro fan che sono accorsi, non abbiamo stuprato la carne, anzi diciamo l'abbiamo trattata diversamente dal solito, è uscito un bellissimo esperimento, molto gustoso, c'è rimasto solo l'osso che io adesso mi sgranocchio, ma prima vi saluto e come dico sempre un abbraccio e che la brace sia con voi.